regime carcerario che sia all'altezza degli standard europei, ma si tratta anche di risolvere i problemi a livello strutturale e a livello sistematico. Da un punto di vista sociologico e criminologico possiamo dire che l'Italia è stata soggetta a due tipi di emergenze che gli altri paesi hanno sperimentato in misura sicuramente alquanto inferiore rispetto all'Italia. La prima emergenza che noi abbiamo è quella della forte presenza della criminalità organizzata e quindi l'impatto investigativo e la cospicua produttività giudiziaria contro questo tipo di criminalità hanno provocato una vasta e un'intensa riutilizzazione del contenitore carcerario come sia nella fase cautelare che nella fase esecutiva. La seconda emergenza è di tipo migratorio, perché il nostro paese ha compiuto degli sforzi giganteschi per l'integrazione anche sul piano carcerario dei flussi migratori imponenti, che sono collegati spesso anche a forme organizzate di criminalità straniera, e l'immigrazione di fatto ha fatto approdare il nostro paese accanto a una consistente